Il volo legale del titolo di studio è un falso problema e la sua abolizione rappresenta una scorciatoia pericolosa che rischia di comportare più danni che non soluzioni ai problemi che riguardano sia il mondo del lavoro sia il sistema formativo. Il volo legale del titolo di studio infatti continua a svolgere un'utile e insostituibile funzione di mediazione proprio fra sistema formativo e mercato del lavoro. Rappresenta la migliore ed unica garanzia in grado di assicurare reali condizioni di uguaglianza per tutti i cittadini nell'accesso al mondo delle professioni. L'abolizione di una garanzia in uscita dall'università verso il mondo di lavoro si tradurrebbe solo in una penalizzazione in ingresso nel mondo dell'università, con un cortocircuito logico che, classificando gli atenei in diverse categorie di eccellenza, finirebbe per discriminare gli studenti fin dall'accesso dell'università, con una chiara violazione del dettato costituzionale, e finirebbe soprattutto ad avvantaggiare le università private e quelle localizzate nel nord del paese. Da parte mia c'è una forte nostalgia perché sono stati 8 anni eccezionali, quindi io lascio questa incarica adesso al 1° novembre e ripeto con grande nostalgia perché è stato un momento molto importante. La situazione istituzionale è questa: l'Università dell'Aquila è in piedi, è più forte di prima forza, abbiamo raggiunto un numero di studenti ancora più importante e quindi da questo punto di vista dicevo la mia soddisfazione è questa da rettore: lascio l'università fortemente in piedi, fortemente significativa nel tessuto nazionale e internazionale, con grandi capacità ancora di sviluppo. Noi dobbiamo completare i nostri stabili, per fortuna stiamo lavorando giorno giorno veramente continuamente per quanto riguarda gli stabili ex San Salvatore. Avremo sicuramente il nuovo edificio della facoltà di lettere e della facoltà di scienza e formazione, mi sarà consegnato entro l'anno. A fianco nascerà, si svilupperà il rettorato, quindi lasceremo per nostra fortuna gli affitti e quindi ci trasferiremo nel centro storico. Fra l'altro la nostra ambizione è quella di essere nel centro storico, va benissimo questa sede, ma l'Aquila si identifica col suo centro storico, quindi appena avremo avviato la facoltà di lettere e i nuovi palazzi che stiamo già tentando di avviare dal punto di vista della ricostruzione, avremo anche lì il rettorato. Grazie. Se è giusto che l'Italia recuperi credibilità internazionale con un maggiore rigore finanziario, ciò non può avvenire a discapito delle giovani generazioni, dimenticando la disoccupazione giovanile e femminile, soprattutto se di tipo intellettuale. Perché infatti un giovane dovrebbe iscriversi all'università affrontando sacrifici economici importanti, sapendo che da questa scelta non trarrà alcun vantaggio dal punto di vista lavorativo? Questi due fenomeni, la crisi occupazionale dei laureati e i bassi livelli di accesso agli studi universitari, rappresentano due fasce della stessa medaglia. Sicuramente il sistema universitario ha delle responsabilità. Non possiamo rivelare tuttavia la cronica mancanza di risorse finanziarie e di personale, che rende spesso difficile garantire la qualità della didattica e il sostegno agli studenti nello sforzo formativo. A voi che siete i protagonisti di questa università, a voi che avete sofferto, a voi che avete offerto alla città dell'Aquila alcune vittime che ne sono diventate il simbolo, mi piace concludere rivolgendovi le parole di un altro premio Nobel, una gloria della scienza italiana, Rita Levi-Montalcini. Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo, e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte. Il mio messaggio è: credete nei valori, sia laici sia religiosi. La vita merita di essere vissuta. Auguro a voi la stessa fortuna che ho avuto io. Io di disinteresse alla mia persona, ma di profondo interesse al mondo che mi circonda, a tutto quanto è non solo componente della scienza, ma anche parte del mondo sociale. Ecco, io rivolgo a voi, studenti dell'Università dell'Aquila, l'augurio che possiate raccogliere dalla storia di questa splendida città, dal sentimento di un popolo forte e generoso, di una terra straordinariamente ricca di umanità, oltre che di cultura e di arte, tutto quello che vi può assicurare non solo il successo nella vita,
nella ricerca, nella scienza, nelle professioni, in quello che affronterete nella vita dopo aver studiato all'Università dell'Aquila, ma anche questa pienezza di visione nella vita vera, quella che merita di essere vissuta, come dice la Montalcini, quella che sa guardare oltre, anche perché solo così si può superare un trauma come quello del sisma del 6 aprile. Avremmo voluto cominciare in maniera diversa, ma non abbiamo potuto ignorare le dichiarazioni che si sono susseguite nei primi mesi del nuovo governo. Martone, dobbiamo dire ai nostri giovani che se a 28 anni non sei ancora laureato, sei uno sfigato. Cancellieri, noi italiani siamo fermi al posto fisso, nella stessa città, di fianco a mamma e papà. Fornero, l'Italia è un paese ricco di contraddizioni, che ha il sole per 9 mesi all'anno e con un reddito base la gente si adagerebbe, si siederebbe e mangerebbe pasta al pomodoro. Monti, i giovani si abituino a non avere più il posto fisso, che monotonia, è bello cambiare e accettare le sfide. Sfigati, mammoni, adagiati e noiosamente amanti del posto fisso? Non ci siamo affatto. Riavvolgete il nastro dei luoghi comuni e guardate in faccia la nostra drammatica realtà, fatta di contraddizioni sociali evidenti, devastanti, precarietà strutturale, diritto allo studio quasi inesistente e accesso all'università sempre più classista. Questa è l'Italia vera per la nostra generazione ed è questa la vera emergenza. Di fronte a questa fotografia, che racconta l'Italia come un paese con un numero troppo basso di laureati per essere competitivo, la ricetta proposta dal governo è l'abolizione del valore legale del titolo di studio. A noi pare un non senso, anzi, per essere più chiari, ci pare una ricetta che rischia di accrescere il classismo interno al sistema universitario e quindi nella società italiana. E sono Ilario Di Folco e rappresento l'Associazione Docenti Abilitati e Abilitandi Italiana. Noi chiediamo di smetterla di lasciare le cose in sospeso in questo paese, perché come docenti siamo stati preparati, hanno venduto a noi un contratto di formazione per entrare nella graduatoria ad esaurimento. Altro non è che una lista per avere un lavoro a tempo determinato o indeterminato. A metà del corso ci hanno detto non è buono più il vostro titolo. Mentre le SIS le chiusero, noi di scienze della formazione primaria, insegnanti di scuola materna e scuola primaria, rimaniamo tagliati fuori, il nostro diritto viene calpestato. Eravamo 23.000, a giugno dell'anno scorso forse ci mettevano dentro, alla fine il governo ci tagliò fuori con la Gelmini, con l'intervento della Gelmini. Adesso a gennaio ci avevano messo dentro alla Camera all'unanimità, arrivati in Senato la nostra istanza con il mille proroghe, hanno fatto la solita porcata all'italiana, si può dire? Cioè, hanno preso solo le persone che avevano già il titolo in mano, mentre invece hanno tagliato fuori 15.000 persone che sono lì pendenti. Questi insegnanti devono entrare nelle graduatorie ad esaurimento come è sempre successo. Chiediamo giustizia.